La cosa che più mi intriga di questo negozio è che ci sono proprio dei prodotti che in realtà tu non trovi in Italia, perché sono delle cose più particolari o delle cose anche più carine a un prezzo veramente basso. Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere qualche acquistino che ho fatto al centro ad Arese, quindi da Primark, poi dalla MAC, da Sephora e altri negozietti, perché secondo me ci sono alcune cose veramente interessanti. E niente, prima di tutto volevo dirvi che se vi interessa, visto che me lo chiedete spesso, il rossetto che indosso in questo video è della nuova collezione di Pupa. La, è un'edizione limitata, autunno-inverno, la Velvet Garden, e questo è il numero 312. Eccolo qui. Quindi, come vi dicevo, ho fatto degli acquisti da Primark, che è un negozio, se non lo conoscete, di una fascia low cost, che è nuovo in Italia, non esisteva prima, c'era solo in America, e devo dire che ci sono delle cose carinissime, ma la cosa che più mi intriga di questo negozio è che ci sono proprio dei prodotti che in realtà tu non trovi in Italia, perché sono delle cose più particolari o delle cose anche più carine a un prezzo veramente basso. Vi faccio vedere subito cosa ho preso, così capite subito. Comunque, iniziamo subito dal primo acquisto pazzo, ed è questo tutone qui. Ho messo una foto su, eccolo qua. Ho messo una foto su Instagram, dove si vede tutto intero com'è. Questo tutone qui con Simba. Praticamente è una tuta gigante, troppo bella veramente, un tutone gigante caldissimo, così con questo è il cappuccio, quindi il cappuccio di Simba, e dietro c'è anche una mini coda. E quindi andate a vedere se volete la foto su Instagram, ma mi trovate come Rossi Makeup anche lì, ed è fantastico, è bellissimo. Allora, già ero andata l'altra volta a vedere queste, avevo già adocchiato queste tute, ma questa con Simba non c'era, c'era quella con il Minion. Poi c'erano alcune con Mickey Mouse, eccetera, ma questa l'ho vista questa volta ed è troppo bella. Anche perché, non so da voi, ma qui da me, a casa mia, qua al nord, il pomeriggio verso le 2 circa fa un freddo. Non so perché, a quell'ora c'è freddissimo. Forse perché mia madre fa le pulizie, apre tutte le finestre e a quell'ora veramente si gela. E ieri proprio era una giornata particolarmente fredda e ho detto no, mi serve. Perché la prima volta ero un po' restia, perché ho detto ma magari è ancora troppo presto, invece no, perché è arrivato il freddo. Ed è veramente bellissimo. È un tutone che si mette sopra i vestiti, e ovviamente per stare in casa. Giù è così, sotto è così, si chiude così ed è caldissimo, lo adoro, poi è bellissimo. E questo l'ho pagato 20 euro. Ce ne sono anche diversi sui 15 euro, un po' meno come prezzo. Comunque, secondo me questo è troppo bello. Fatemi sapere cosa ne pensate se lo indossereste mai, ovviamente per stare in casa. Poi, una cosina un pochino più seria, sempre di Primark a prezzo super low cost, ho preso lo zainetto. Questo zainetto che è veramente carino e l'ho pagato 8 euro. Non mi sembra per niente male. Ha anche il pompon, cioè secondo me è davvero carino. Con così qui. E a me serviva uno zainetto così, anche perché io ho un Ispac, è vero che è vecchio, ha un po' di anima, si è rovinato tantissimo. All'interno perde pallini bianchi, veramente inutilizzabile, l'ho buttato. E poi dentro, guardate che bello. È tutto a qua. Lo adoro per 8 euro. Poi, sempre da Primark, c'erano questi pacchetti di caramelle chewing gum. Io ho trovato le Big Bubble, un pacco da 5, a un prezzo bassissimo. Adesso non ricordo bene, sarà stato 1,50 euro, così veramente un prezzo bassissimo. E allora non ho potuto non prenderle. E, a dire la verità, sono un pochino la versione peggiore, penso, delle Big Bubbles, perché sono un pochino più piccole e per aprirle in realtà si appiccicano tutte, perché avete presente che nelle Big Bubble quando le aprite si apre facilmente perché intorno c'è una specie di farina, non so bene cosa sia, e invece queste sono proprio senza farina, quindi si appiccicano un po', però per 1,50 euro in realtà, se vi piacciono,
vi consiglio perché è un affarone. Passando a qualcos'altro di veramente interessante, un pochino per tutti, che sicuramente penso vi interessi, sono le calze. Ce ne sono di bellissime, con i vari personaggi della Disney, io li adoro. E allora ho preso, e a prezzo basso, perché 3,50€ tre di queste, che sono della Tokidoki. Due già le usate, così vi posso fare la recensione delle calze. Comunque è una così sull'azzurro, una uguale però sul rosso e rosa, e poi la terza è un pochino diversa con la mucca con le corna, tutte grigie. Le adoro perché sono morbidissime, non stringe l'elastico, perché io ho sempre il problema che quando mi stringe l'elastico esaurisco. Sono basse, sono morbidissime, anche dopo che le ha lavate erano ancora buone da rimettere, non si erano rovinate. Sono veramente fantastiche, vi consiglio di andare a dare un occhio per le calze se vi piacciono, perché sono bellissime e sono buone, costano poco. Poi ho preso la linea dei Simpson, queste invece sono un pochino più alte rispetto alle altre, infatti le sopporto un pochino meno, però non danno tanto fastidio. E sono con i Simpson, cioè questa su, sempre 3,53€, questa sul rosa con le ciambelle e Omar, uguale sul, diciamo simile sull'azzurrino. E poi ce n'è un'altra che già l'ho usata, che è tutta bianca con solo la punta fucsia, perché sarebbe la ciambella, e fa bellissime. È sempre 3,50€. Invece oggi che sono riandata ho trovato queste che sono sempre corte, quindi le preferisco perché più altine mi danno fastidio, che sono dei Minions ed erano in promozione a 2,50€. Non so perché, penso forse perché sono un pochino rovinate, cioè qua c'è un filetto che fuoriesce. E cioè sono veramente carinissime, secondo me per 2,53€ il paio ho deciso di riprenderle perché tanto le userò un sacco. E poi ho preso l'altro giorno, che già le usate, queste pantofoline qui, sempre di Minions, che sono carinissime, comodissime, caldissime, le adoro. Praticamente ho fatto spese solo per l'inverno, il freddo. Perché veramente c'è questa sezione pigiami, biancheria intima, che è stupenda, nel senso che ci sono tantissime cose originali. Ho acquistato questo bellissimo fermaglietto a 2€ di Halloween. Ecco qui. Troppo carino, è una sorta di cappellino da strega. Infatti penso che farò assolutamente un video. Un video tutorial da strega, perché già ho fatto il video tutorial da gatta, da Joker al femminile, e manca solo questo da strega, così li faccio tutti e poi andateli a guardare e mi dite cosa ne pensate. E niente, questi sono stati i miei acquisti da Primark. Poi andando alla Sephora ho preso la Beauty Blender. Mi sa che sono l'unica ancora sul tubo che non ho usato la Beauty Blender. È una spugnetta a forma chiovetto che bagnandola si ingrandisce ed ha un effetto eye brush al fondotinta, al correttore, nel senso che permette una stesura veramente ottima. Ero indecisa se prendere questa o la spugnetta della Real Technique, quella delle sorelle Chapman, che è la versione low cost, perché questa costa un bel po', un 16€. Invece quella della Real Technique costa 8€, se non sbaglio. Se le avete entrambe, le avete provate entrambe, fatemi sapere nei commenti con quali vi siete trovate meglio, se l'una vale l'altra o la Beauty Blender, che l'originale è proprio imparagonabile, nel senso che non ci sono confronti, vince quale vince delle due. Poi sono andata alla MAC, però ho deciso di farvi vedere questi acquistini in un altro video, perché sennò verrebbe veramente lunghissimo, quindi nel prossimo video vi metto gli acquisti MAC. E alla fine sono andata da Tiger, ragazzi, se vi interessa comprare delle cavolatine per Halloween, per fare arredare la casa, per fare una festa, c'è veramente di tutto a prezzi bassissimi. Io non ho preso niente di che, perché in realtà non farò niente, però ho preso una cartina perché la volevo mettere in camera. Ho preso questa cartina qui del mondo, non c'entra niente con il tema beauty, però visto che ormai eravamo in tema acquisti ho deciso di farvela vedere, che la appiccicherò alla porta e poi sognerò di viaggiare in mete lontane, magari un giorno ci andrò.
niente, questo è il mio video acquisti. Fatemi sapere se anche voi siete andati da Primark, alla Sephora o comunque in questi negozi che vi ho fatto vedere, se avete preso qualcosa di interessante o se avete dei consigli per me per comprare qualcosa di interessante e carino che in realtà non ho visto. E niente, ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio. Ciao!